Ready? Yeah. Siamo appena arrivati a Palmira e guardate, già si vedono, si intravedono i resti di questo sito archeologico. Fidatevi, pelle d'oca. Siria, uno degli stati più pericolosi al mondo. Sicuramente anche solo al pensiero di viaggiare lì potrebbe spaventare. Ed è comprensibile. Guerra, terrorismo, epidemie, esplosioni sono solo parte di ciò che ha subito questo paese negli ultimi 10 anni. A new number tonight, 3,400 people believed to have been killed in just the last 2 weeks. He was one of the people, like civilian people, yeah? Who hold arms against the terrorists or the armed groups. So he fought against yes, the... He did. That's for the earthquake or for the ISIS? Però vi chiedo una cosa, provate per un attimo a lasciare da parte il pregiudizio, il passato recente di questo paese, e seguite bene questa storia, perché vi voglio mostrare che anche qui c'è del bello e che valga la pena venire a visitarla. Stiamo andando a Palmira, che è uno dei posti maggiormente colpiti dall'ISIS, e siccome questa era altamente instabile, infatti lungo la strada ci sono un sacco di checkpoints, infatti ne avremo fatti all'incirca un 8-9. E per la prima volta stiamo effettivamente capendo cosa quegli anni del terrore hanno causato qui in Siria, perché ci sono un sacco di zone militarizzate che chiaramente non si possono riprendere e resti di ciò che l'ISIS ovviamente ha causato qui in Siria. È una sensazione strana perché ci si sente sicuri in quanto appunto la strada è super controllata, però al tempo stesso comunque si sa che in queste zone può nascondersi tuttora l'ISIS, anche se la guida ci ha detto che ormai qui non c'è più pericolo. Però devo dire che le sensazioni sono abbastanza contrastanti. Per esempio là ci sono le montagne di Palmira e ci raccontava la guida che sono state la difesa naturale della città, perché l'unica direzione possibile per raggiungere appunto questo posto è appunto questa strada. E le montagne hanno fatto molto da protezione. Siamo scesi un attimo perché qui davanti a noi c'è proprio il cartello che indica l'entrata a Palmira e ufficialmente si entra in questo posto super afflitto dalla guerra e appunto dall'ISIS. Mi sono avvicinato un attimo e guardate sul cartello, ci sono ancora i resti dei proiettili che appunto l'ISIS ha causato qui nella zona. That's for the earthquake or for the ISIS? ISIS. Guardate tutto ciò che l'ISIS ha causato. Assurdo. Those are people who fought against ISIS? No, citizens just run away. Just, okay. Where did they go? Damascus? No, not a specific place, like Rock City. Yeah. Siamo appena arrivati a Palmira e guardate, già si vedono, si intravedono i resti di questo sito archeologico che penso fosse una delle cose più belle qua in Siria. Abbiamo qualche foto appunto prima che iniziasse la guerra e fidatevi, pelle d'oca. Tra l'altro siamo stati anche scortati dall'ingresso di Palmira fino al parcheggio dove abbiamo messo la macchina, che tra l'altro è davanti a un ristorante che ha riaperto, e infatti andremo a consumare il nostro pranzo proprio lì. Shukran. What's that? Dates. Dates? Oh. Wow, sono un dattero. Raga, guardate quanto è grande questo posto.
è totalmente immenso, cioè lascia addirittura il castello, ma ci sono anche delle rovine, dei resti là dietro. Quello che vedete è tutta l'oasi di Palmira e tutte le piante sono delle palme da dattero, quindi immaginate quanti datteri si producono in questa zona. Stiamo entrando forse nella parte più importante, più suggestiva di tutta Palmira e qua non ho veramente parole. Assurdo. Wow. Ok, guardate qua, questo è il tempio di Bel e questo è ciò che rimane dopo che l'Isis l'abbia distrutto completamente. See, what's left is only the gate and everything left is destroyed. È rimasta soltanto quell'entrata e tutto è stato completamente raso al suolo. And did they do for a reason? Stiamo salendo per vedere se riusciamo ad avere una vista più panoramica su tutto il tempio di Bel. Bel era in pratica il dio degli dei, insomma il supremo di tutti gli dei, un po' come Zeus lo era appunto per i greci, Bel lo è per tutte le popolazioni del Medio Oriente. Are you okay? Yeah, I'm okay, but there is something here that I'm not used to. Oh, un bel buchino qua, eh? I don't think we can do it because the step is broken. Yeah. So the buildings here are Islamic, like the stone here, it has Arabic writings on it. But the upper one, I think it is as well. So the arch is Palmyrian. And there you can see two gods. Yes. God of wine and Dionysus. Bacchus is Dionysus. Questo posto è gigantesco, gigantesco. Diceva la guida che al tempo, prima della guerra appunto, la gente era abituata anche a rimanere un'intera settimana qui per visitare l'intero parco e vi assicuro che magari una settimana no, però 3-4 giorni sarebbero utili, però purtroppo per i tempi di oggi è abbastanza impossibile, anche perché si ha disponibilità soltanto di una sola giornata che viene prenotata 15-20 giorni in anticipo. Siamo entrati in quello che era l'Agora, ossia il mercato qui a Palmira, l'antico mercato. Qui trovate in pratica un'insegna, insomma, quello che era al tempo un'insegna, dove appunto era scritta tutta appunto le tasse che le persone dovevano pagare per entrare, perché c'era una tassa d'entrata. E invece da questa parte, che adesso vi faccio vedere, era dove appunto si svolgeva il mercato, quindi provate a immaginare completamente pieno di negozi, comunque il classico mercato con tutta la gente che arrivava, legava i cammelli da quel lato e comprava ciò che era appunto il vino o quello che insomma gli serviva. Preparatevi perché questo è assurdo, guardate cosa l'Isis ha distrutto. Ed era proprio lì, di fronte a noi. La cosa che non capisco è come sia possibile che l'essere umano arrivi a danneggiare un posto come questo, perché qui a Palmira c'è tantissima storia, non c'era assolutamente bisogno di andare a colpire questo sito archeologico. Eppure è stato fatto. Questo invece era il teatro. Tra l'altro la famosa immagine che ci sta in esecuzione di massa da parte dell'Isis.
La visita a Palmira è finita e adesso mangeremo all'interno di una tenda del ristorante che appunto prima vi parlavo, insomma, che ha appena riaperto, e questo è il suo interno. È super colorato e tra l'altro là in fondo c'è il suo letto. What does he like the most about Syria? عم يسألك شو أكثر شيء بتحبه بسوريا؟ أكثر شيء بنحبه؟ بسوريا الراحة، الأمن، الأمان، هذا بنحبه. هذا من comfortable life. نحب الأمان للعالم كله مو بس إننا بسوريا. And he's wishing safety and peace for the whole world, not only for Syria. And what's his dream? شو حلمك؟ حلمي إني أسافر أتجوز أجنبية وأسافر أفتح البيت هي بلد أجنبي. He's dreaming to get married to a foreigner lady, like European, American, no matter what. Then he wants to build a same as this tent, Bedouin tent. Okay. At the same country he get married at. Okay. So that's a message for you, European, American, no matter where, ladies, whoever would like to get married to Mr. Abu Eid, please. Okay. Contact us, Palmira, next to Bell Temple. If he started such a business in Italy, will it work? Will it be like attractive place for Italians? Yeah. Tourists? If you find a desert in Italy, yeah. المشكلة إنه ما في صحراء بإيطاليا. We don't have desert. ما كلهم بلاط يعني. بلد كاملة ما فيها. And was he here during the armed group took the control? كنت هون لما كانوا المسلحين لما ضد داعش على البلد؟ لا. No, he wasn't here. No. No. Okay. كانوا أهلي هون، زوجتي الله يرحمها. His parents, his wife were here. May she rest in peace. She passed away. بناتي كانوا كلهم هون. وراح لي أخ قتلوا لي أخ الأسد. His younger brother passed away due to ISIS. They killed him. Was captured as a prisoner. The way they tortured him, he couldn't run away anymore. There was two other people with him. Captured as a prisoner, they were able to run away, but he could not. I'm sorry. Okay. Shukran. Ieri, quando siamo tornati qui a Damasco, volevo registrare una clip di chiusura, ma in realtà non ce l'ho fatta perché l'unica cosa che sono riuscito a fare è stata andare a letto. Per cercare di metabolizzare il prima possibile ciò che abbiamo vissuto, le cose che abbiamo visto, Palmira è stata veramente un'esperienza tosta, da tutti i punti di vista, a partire dalla visita appunto al sito archeologico che è stato maggiormente danneggiato, alla strada, alle persone, agli incontri che abbiamo fatto. È stata una giornata pesante, che sinceramente raccomando di vivere a tutti quanti come esperienza, in quanto si riesce effettivamente a capire ciò che l'ISIS abbia causato in quel posto. Ciò che quegli anni hanno portato qui in Siria un clima di terrore. E non so, non ho parole per descrivere la giornata di ieri. Non so in quanto tempo riuscirò a smaltire il tutto. E se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like e magari scrivete ciò che vi abbia maggiormente colpito. Noi ci vediamo a un prossimo video. Diciamo che il meteo ha cominciato a peggiorare, guardate un po' che roba incredibile, siamo nel mezzo di un diluvio universale, letteralmente di un diluvio universale. No, non si vede neanche la strada, è assurdo, questa è la Siria.